Va bene, allora Salvini, che cos'è? Ha fatto bene il sindaco di Sel a, come dire, a spostare la fermata dei Rom? Certo. Ma per quanto mi riguarda io sgombererei tutti i campi Rom. Non vedo perché nel 2014 debbano esistere dei campi. In Europa ci sono delle piazzole di sosta. Se uno vuole vivere da nomade ha il diritto di farlo. Gira, si sposta, sta lì 15 giorni, paga luce e gas come nei campeggi. Altrimenti fa la persona normale che la casa l'affitta, la compra, la chiede al comune se ne ha diritto. Per quanto mi riguarda, in alcune città dove noi amministriamo l'abbiamo fatto. Chiudi i campi Rom. Se sei cittadino italiano, vuoi vivere come tutti gli altri cittadini italiani, hai dei diritti, ma hai dei doveri, non vedo perché debbano esistere dei campi con degli scuolabus gratuiti, degli autobus su cui nessuno paga il biglietto. Ce lo raccontiamo che la presenza di migliaia di Rom spesso e volentieri purtroppo non porta alcun vantaggio alla società in cui ci sono. Chiediamo dove sono gli assistenti sociali quando usano bambini di 6-8 mesi anche in inverno al freddo per chiederle l'elemosina per andare a rubare. Il mio rammarico però è che il sindaco di Borgaro ha fatto bene perché si trova a risolvere un problema, ma se l'avesse fatto un sindaco della Lega di fare due autobus differenti per gli italiani e per i Rom, quanti speciali ci sarebbero stati della RAI, inchieste televisive, inchieste giornalistiche? Certo. Quindi questa cosa si può fare solo da sinistra? No, questo vabbè. Mi dà fastidio, allora. Perché se lo fa la Lega è sbagliato a prescindere, se lo fa un illuminato della sinistra è loro una scelta amministrativa. Però c'è un va problema. Bene, per quanto mi riguarda però che paghino il biglietto, se hanno il loro autobus si paghino anche il loro biglietto, non glielo dia gratis. Quindi è vero che lei ha invocato l'esercito per questa cosa? Sì, ci sono interi caseggiati con centinaia di occupazioni abusive, penso a Via Comacchio, a Piazzale Corvetto, ma le immagini che avete fatto vedere valgono per il Gallaratese, per il Gratosoglio, per la Bovisa, Milano. È ingiusto, è immorale, ci sono 22.000 persone in lista d'attesa per una casa popolare e c'è il tizio lì che intervistate durante il vostro servizio che dice io ho fatto la domanda, non mi hanno risposto, ho occupato la casa. Ma dove? Ma in quale paese civile occupo una casa perché non mi rispondono? Qua occorre un po' di normalità, un po' di serenità e di buonsenso e occorre citofonare campanello per campanello a chiedere il contratto d'affitto. Chi ce l'ha sta dentro, chi non ce l'ha, prendi armi, bagagli, burattine, incinta, non incinta, via. Perché bisogna essere giusti nei confronti dei 20.000 in lista d'attesa. Certo è anche un messaggio culturale. Perché allora, se degli amministratori locali, come è accaduto in Comune di Milano, dicono che la casa è un diritto, per carità di Dio, sulla carta può essere vero, e quindi sospendiamo gli sgomberi, è chiaro che in un anno te ne occupano 1.000 di appartamenti. Qua però non mi interessa dire destra, sinistra. Se tutti ci mettiamo d'accordo, un po' di normalità, di buonsenso, lì sì, occorre l'esercito, perché ci sono quartieri dove l'80% è abusivo, qui non si tratta di allontanarne uno, si tratta proprio di vedere chi ha diritto e chi non ha diritto. E chi non ha diritto... Andale, andale. Allora...